In onda. Bene, innanzitutto la ringrazio per aver deciso di partecipare a questa breve intervista sul seminario che si è appena concluso. Inizierei col chiederle se può parlarmi brevemente di quali sono state le esperienze migliori e poi invece di quali sono stati gli elementi di sfida di questo seminario. Allora, l'esperienza in generale è stata un'esperienza sicuramente positiva. Posso dire che questi quattro momenti che si sono svolti circa per la durata di una mattinata, quindi dalle 8 a mezzogiorno per appunto quattro volte, mi hanno dato modo sicuramente di orientarmi e farmi, diciamo, raccapezzare anche per certi versi rispetto a quello che è effettivamente questa stimolazione che viene attraverso una ripresa video, quindi una propria lezione, un'autoripresa, perché poi in realtà siamo noi stessi autori e interpreti di questi video, e quindi mi ha dato anche un pochettino modo di effettivamente di rendermi conto non solo della difficoltà di dover organizzare il tutto, quindi riprendersi eccetera, ma poi nel momento successivo, quindi di analisi, mi ha sicuramente dato un arricchimento, perché effettivamente non capita tutti i giorni di mettersi di fronte a se stessi, quindi guardarsi, ammirarsi nella propria pratica e quindi insomma effettivamente posso dire che la cosa è stata positiva. Poi ovviamente siamo stati guidati, queste riprese video vertevano sempre su momenti differenti e differenziati della lezione, potevano essere la parte iniziale piuttosto che la parte conclusiva, oppure un'attività attraverso un supporto, eccetera, e quindi di suddividere la lezione in tutti gli elementi, diciamo, che la compongono, e poi ancora guardarsi, quindi effettivamente con un'autovalutazione, autocritica e tutto quello che ne discende, e quindi questo sicuramente è stato molto positivo, sicuramente qualche cosa che altrimenti difficilmente si va a fare da soli, ecco, questo come aspetto positivo. Poi certo l'aspetto negativo è che all'inizio sinceramente mi aveva anche un attimino dissuasa dalla scelta di operare attraverso il video, perché c'era anche la possibilità di scegliere l'intervisione, che peraltro non è che non ho scelto, non mi sono candidata, okay. Non mi sono candidata con una tempistica, diciamo, ottimale, quindi alla fine ho dovuto optare per l'opzione video, ma in realtà appunto era quello che temevo, era il fatto proprio poi di doversi guardare così attentamente, così profondamente, intimamente anche, e quindi questo mi mette, e per me era uno scoglio, ecco, qualche cosa di difficile da sormontare. Però poi effettivamente dopo diciamo la prima volta mi sono resa conto che poi, ecco, non è poi una cosa così difficile, e poi nelle volte successive ho comunque capito che c'è sempre qualche cosa da imparare, c'è sempre qualche cosa da sistemare, e questo sicuramente, appunto, anche se, diciamo, rappresentava sicuramente una difficoltà, poi per finire invece è stato forse il punto di forza, ecco. Quindi tornando indietro, se potesse scegliere, sceglierebbe di nuovo la condizione video o...? No, a questo punto sceglierei il video, sì, bene. Assolutamente sì, perché in ogni caso è molto più sincero come momento. L'intervisione in realtà è una terza persona che osserva, che guarda, che discute, e non è esattamente la stessa cosa che rivedersi nella propria pratica, anzi non lo è per niente. E sì, sceglierei ancora l'opzione video, sì, anche se comunque c'è sempre questa difficoltà iniziale poi di doversi vedere. Non è facile per nessuno. No, non è facile. Per quanto riguarda invece l'apporto dei feedback dei colleghi, in che modo secondo lei l'hanno aiutata, se l'hanno aiutata poi a sviluppare un'autoanalisi? Allora, in realtà appunto il rapporto con il
collega, in questo caso una mia collega, questo scambio che c'è stato, io guardavo il suo video e lei guardava il mio, non so fino a che punto rappresenta poi non so, la realtà, perché chiaramente c'è sempre un pochettino una sorta di filtro, ecco, perché insomma giustamente è la collega o io rappresento lassù in quel caso, e quindi questo filtro non rende così sincero e così reale, ecco. La critica che poi in realtà poi per finire non c'è quasi mai, ecco, si vanno a guardare degli aspetti veramente tanto marginali, mentre se diciamo almeno io in prima persona vedo ben altro, ecco, vedo effettivamente quello che non funziona o quello che, che dovrei cambiare o invece che poi forse dipende anche da come è una persona, perché io sono molto critica nei miei confronti, magari poi un'altra persona invece si vede benissimo e crede che quello che venga da fuori da una terza persona attraverso un collega, anzi, sia una critica magari anche invasiva o invadente, ecco. Quindi forse dipende anche da come è una persona. Per come sono io, il grosso, diciamo, è avvenuto attraverso la mia di autoanalisi, non tanto attraverso quella della collega. In ogni caso, ha trovato utili gli scambi che poi avvenivano in plenaria? Sì. Le discussioni? Sì. Ecco, forse più utili gli scambi in plenaria, sicuramente. Proprio perché questo non ha mai riguardato un mio video, perché non è mai stato proposto un mio video, però quello di altri colleghi. C'è un respiro più ampio, nel senso che tutta la classe, e quindi appunto non è la visione di un collega, ma era la visione di tutta una classe rispetto a uno spezzone, quindi c'erano veramente tante opinioni, ecco, effettivamente quello è più utile, perché comunque c'è una visione più completa. E secondo lei in questi momenti si poteva parlare di una sorta di discussione collaborativa o erano più opinioni sparse che poi andavano a convergere magari verso l'individuazione di un test da analizzare in seguito? Cioè, c'è stata secondo lei una componente poi di, se vogliamo chiamarlo, apprendimento collettivo, collaborativo in queste sessioni? Sì, perché non sì, sicuramente, perché non erano soltanto appunto diverse opinioni che confluivano, questo c'era sicuramente anche, ma c'era il momento anche di apprendimento attraverso gli altri, e quindi sì, sicuramente si può parlare anche di apprendimento collaborativo, assolutamente. Bene, questo per noi era cruciale, sono contenta che lei l'abbia detto, mi sembra molto onesta rispetto alle sue opinioni, quindi sono contenta di quello che ci dice. Io avrei finito. Ah, ok, perfetto. Era veramente rapida. È andata nella parte. Allora, se vuole continuare, se c'è altro che vuole aggiungere, non so qualsiasi se va bene, cosa. Nel senso... No, va benissimo. Ah, okay. Se ci sono dei consigli che lei vorrebbe darci in merito al seminario, qualcosa che lei avrebbe fatto diversamente, in generale, questo anche al di fuori. No, io credo che invece tutti i docenti dovrebbero essere confrontati con questo momento. Bene. Perché è davvero duro. E poi... Però effettivamente noto che, adesso che ho alcuni colleghi o colleghe che si trovano confrontati con questo momento, no? Perché devono scegliere che cosa fare, eccetera, e poi dicevano, tu cosa hai scelto per finire? Faccio, vabbè, in realtà, a dirtela tutta, io avevo scelto l'intervisione, ma perché non ho nessuna voglia di rivedermi, no? Ed è quello proprio lo scoglio, mentre altri docenti proprio si sentono... quasi, non so, non è tanto questa la motivazione, sono anche altre, possono essere le più varie, però non sono per forza queste, alcune docenti, insomma, mi devo anche riprendere, c'è proprio, era il momento di, forse di impegno, ecco, non tanto il fatto di rivedersi, che secondo me il momento dell'impegno, prendi, metti il telefono, posiziona, avvisa la classe, era veramente marginale, invece no, proprio mi vedevo confrontata con questa difficoltà di rivedermi.
Sei molto vulnerabile in quei momenti. Esatto, quindi... di rivedermi. E invece altri docenti non è tanto quello, e secondo me è semplicemente perché forse non ci stanno ancora pensando. Probabile, poi arriva anche quello. Poi arriva anche quello. Sì, invece sì, la più bella scuola, ah, ma no, mi devo riprendere, un impegno, non so in quale momento, non so come farlo, mettere il cavalletto, ma poi come faccio, poi come... non sono pratica, devo scaricare il video. Ecco, era più quello il discorso. Okay. Quindi magari alcuni dicono di no per questo, ecco, non tanto per... Interessante, sì, noi sì. Pensiamo che l'intervisione sia sempre filtrata, vuoi dal non ricordarsi qualcosa che si è visto, dal dover volutamente o no, comunque quando scrivi non guardi la persona su cui stai commentando, di conseguenza ci sono svariati aspetti che possono andare a mancare, che quindi si perdono, sì. Cosa che invece col video più oggettivo di così. Sì, 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 infatti si sentono anche tutti i rumori di sottofondo, poi di solito quando guardi un video o ti metti le cuffie, magari sei in mezzo ad altre gente, oppure comunque pensi di predisponi un'aula, insomma, silenziosa, uno spazio silenzioso proprio perché devi... e incominci a sentire anche tutti i rumori di sottofondo, è molto... molto suggestivo. Bene, sono di sentire, devo dire. Sì, è senza dubbio sì. Completo, un'esperienza sì, 4D sì. Se vogliamo. Esatto, perché... appunto, è molto invece quando si entra in classe, un po' perché c'è l'abitudine, è qualche cosa a cui si è abituati, non senti e non vedi tante cose. E poi soprattutto mentre scrivi non puoi vedere, ti perdi, ci si distrae anche, devo sì. Dire. Invece col video no, almeno io non mi distrae. Anche spezzoni piuttosto corti. Mentre se tu vai a seguire tutta un'intervisione, distrae tutta la lezione, ma sì. Parte il momento di distrazione. E c'è anche l'organizzazione di dover andare, dedicare del tempo, guidare, piuttosto sì, che prendere... Sì, sì, sì. Probabilmente l'impegno potrebbe essere addirittura più grande in quel senso, però... Sì, però è qualcosa a cui siamo abituati. È vero. Mentre adesso col telefono è facilissimo, sì. Perché uno lo posiziona dove vuole, non c'è bisogno neanche del cavalletto, niente, davvero. Come ormai ti metti, si sente benissimo, si vede benissimo. Ecco, certo. Pensare a una telecamera col cavalletto e tutto, sì. Quindi forse dire un po' di più. Scaricare il video, è così. Però devo dire adesso col telefonino, cioè, ho detto sinceramente che ci vuole. Okay. Non ci vuole assolutamente nulla. No, è qualcosa di molto profondo. Bene, sono contenta del suo feedback, la ringrazio moltissimo. Spero che riusciate a raccogliere le informazioni. Assolutamente, grazie mille.